Ed ora ci occupiamo della festa della Madonna della Pietra a Chiaravalle. Nel pomeriggio di sabato, ad animare la giornata, sono stati i bambini del progetto Rimani d'Estate 2021 che si sono divertiti nei famosi giochi popolari. Allora, per me è stata un'esperienza nuova e non avevo mai fatto una cosa del genere e, non mi sono, e mi sono, diciamo, messo in gioco con i bambini per fare questa cosa ed è stato bellissimo. Infatti abbiamo passato un mese insieme e quasi che quando non andavo mi mancavano. Abbiamo fatto tante cose, tanti giochi, ogni giorno c'era qualcosa da fare, organizzavamo qualcosa. Ora siamo qui perché vogliamo appunto rendere omaggio a questa festa di Chiaravalle e rendere omaggio appunto al nostro paese, a far rimanere i bambini nel nostro paese, a farli, diciamo, ricordare di non far a non farli dimenticare la festa e queste cose. Infatti oggi siamo qua davanti alla chiesa a fare questi, diciamo, questi giochi popolari che si sono sempre fatti, il tiro alla fune, la corsa coi sacchi. Infatti si stanno divertendo, sono qua che fanno queste cose e diciamo che abbiamo avuto un riscontro positivo da loro perché sono tornati ogni giorno, tornavano con una voglia più grande, col sorriso. Oggi siamo rimasti nel paese, proprio in base a quello che è il titolo anche del progetto. Siamo rimasti all'interno del paese proprio per prendere parte a un pezzo della festa della Madonna Pietra, facendo vivere ai bambini proprio un momento anche di condivisione con il resto del territorio. Non è casuale che ci troviamo qui oggi, proprio in questa occasione. E abbiamo scelto proprio di farlo insieme a Don Roberto, insieme all'amministrazione, proprio di fare questo momento oggi, in questi periodi di celebrazione, facendo dei giochi più popolari, almeno quelli che sanno fare i bambini, quelli più semplici, quindi il tira la fune, corsa coi sacchi, la campana che stiamo costruendo, che sono i giochi proprio di una volta, che rappresentano anche la nostra tradizione. Ecco, questo è un momento anche per fargli scoprire ai bambini che significa rimanere ad agosto all'interno del loro paese, quindi fargli scoprire la cultura, le tradizioni del loro territorio che vivono ogni giorno, anche perché spesso magari qualcuno di loro non sa che significa, e questo è un modo anche di avvicinarli e farli stare vicino appunto a quello che sono le usanze, i costumi anche del proprio paese, insieme alla gente che c'è, che ogni giorno frequenta la festa della Madonna. Ma è un'esperienza sempre unica e bella vedere i bambini che appunto innanzitutto stanno insieme, soprattutto dopo questo periodo un po' particolare che tutti quanti sappiamo, la gioia di vivere come comunità, ma soprattutto la gioia di stare in gruppo, perché la cosa più importante nell'ambito non dell'adolescenza, ma prima dell'adolescenza, è soprattutto quello di vivere il gioco come un momento anche di crescita personale, ma soprattutto la gioia, come dicevo prima, di vivere questo momento di aggregazione. E farlo poi durante la festa è un segno che coinvolge soprattutto anche noi adulti. Alle 19 la celebrazione della Santa Messa, officiata dal parroco Don Roberto Celia, animata dal coro della diocesi di Catanzaro in Domino e che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli.